Dio al di sopra di tutto e di tutti. È una verità fondamentale, attraverso la quale mostriamo la nostra vera fede. Non ci sono legami che possano prendere il sopravvento sul Signore Dio, perché Egli è unico e non vi ha eguali. Oggi tanti scrivono, dicono, affermano che Dio non può avere il primo posto sulla famiglia, i figli, i familiari, il lavoro, eccetera, perché Dio non può volere il male di tutto questo. Cari amici, dobbiamo dirla tutta. Il vero male è quando Dio non è in tutto questo, cioè nelle famiglie, nei figli, nel lavoro. Il vero problema è che mettendo da parte il Signore abbiamo dato troppo risalto all'umano, ma esso non ha questo valore di essere sopra Dio. Il Signore non distrugge le relazioni, gli affetti, anzi li perfeziona. Dove allora si distrugge tutto? Cari amici, attenzione a quello che sto per dirvi. Si distrugge tutto quando ci sono due veleni mortali, l'egoismo e l'ateismo. Sì, egoismo ed ateismo sono veleni che oggi l'uomo sta assumendo senza accorgersene degli effetti collaterali, cioè di quell'autodistruzione umana e societaria. Quindi ci dobbiamo convincere che senza Dio al primo posto tutto è solo un inganno di una realtà che si vede ad occhio nudo.